È un film che lascia un messaggio nel cuore. E a me è piaciuto sul serio, anzi sono rimasto un po' male quando è finito perché mi aspettavo che durasse di più. A me è piaciuto molto, mi sono piaciute le musiche, mi sono piaciuti i paesaggi, mi sono piaciuti gli attori, molto bravi. Un'ottima prima, merita i riconoscimenti che ha riscosso in giro per l'Italia, aspetto il secondo dello stesso regista per migliorare anche qualche difettuccio. Piace e convince il pubblico, ultima fermata, il film di Giambattista Santi presentato a Benevento comincia con una raccolta fondi per aiutare le vittime dell'alluvione. Io sono stata la prima che ha messo i soldi, no, perché per me è molto importante difendere la gente, perché l'importanza ed essere con la gente. Per me la gente è la cosa più importante che c'è, bisogna aiutarli assolutamente. È vero che un giorno Giambattista Santi l'ha fatta parlare di tutta la sua carriera davanti alle telecamere per intrattenerla? Sì, sì, ma lui è stupendo, poi il film a me, l'ho detto, mi è piaciuto tanto perché papà lavorava alle ferrovie a Tunisi, perciò quando mi è arrivato questo copione l'idea di ritrovare il mio papà è stato. Poi io ero un po' pazza. Io prendevo il treno per andare a Cartagine, che andava a scuola, e lo prendevo quando era già partito, mai quando era fermo. Ero proprio un maschiaccio. L'ultima fermata è un viaggio anche sulla speranza di un sud che ritorna a vivere, non è infatti un'analogia, un po' quasi cinematograficamente un parallelismo, ma essendo una commedia agrodolce, il nostro film vuole, come dire, dare un messaggio di speranza ma in maniera molto ottimistica, senza piangerci troppo addosso. Due giorni drammatici hanno segnato la storia di questa città, noi siamo qui con questo film e tra le altre cose Benevento è stata scelta come città da prima nazionale, è uno dei sei schermi che sta per vedere il film in tutta Italia ed è uno dei sei schermi in cui c'è stata la partecipazione di Claudia Cardinale, quindi un segno estremamente positivo. I produttori più presenti con i distributori, perché noi intendevamo proprio partire dai luoghi.